scopriamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare, certe giornate male, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando finiremo ancora. Quelle giornate senza fine, silenzi e familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tolgono da chi ascolterà. E dalle macchine per noi i complimenti dei playboy, c'è chi non ce li fa più, cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrei trovarci ancora qui, nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora un altro sì. Italiane che racconteranno sempre e comunque la donna. Quindi il focus di questo nostro incontro sarà questo, non a caso oggi 8 marzo, giornata che intende celebrare le donne. Oggi Lanza faceva un bellissimo racconto del perché si celebra questa festa. Diciamo che è consuetudine pensare, fino ad ora ci è stato raccontato questo, che l'8 marzo vuole ricordare un grave incidente che accade nell'Ottocento, dove una fabbrica che campò un incendio e dove persero la vita purtroppo tantissime donne, anche donne migranti. In realtà Lanza, comunque si sente ugualmente, quindi anche ecco, in realtà Lanza ci restituisce un'altra testimonianza, cioè nell'Ottocento ma soprattutto nel Novecento, proprio l'8 marzo in giro per il mondo, durante i vari anni ma sempre e comunque nella stessa data, le donne hanno portato avanti delle battaglie, quindi l'8 marzo portava avanti delle manifestazioni per tutelare quelli che erano i loro diritti, già nell'Ottocento ma soprattutto già nel Novecento, e questo in varie parti del mondo, motivo per il
quale nel 1977 poi l'ONU ha deciso di istituire questa giornata nazionale per celebrare non solo le donne ma anche la pace. Ecco, questa cosa io oggi con la sapevolezza ce l'ha restituita. Ci introdurranno al tema gli ospiti che adesso vi presenterò e che vi porgeranno i loro saluti e che si concentreranno soprattutto sul racconto della disparità di genere, delle opportunità, delle pari opportunità che spesso vengono a mancare alle donne, di quanto invece sia importante la parità di genere, perché questo può essere un'opportunità per le comunità nelle quali queste donne vivono. E allora io partirei salutando Mariella De Filippo, presidente della Provo di Palermo. Poi Rosa Fortunato, consigliera regionale in Basilicata, buonasera. Vito Sabbia, presidente di Basilicata, buonasera. Maria Antonietta Lupo, presidente di Arroco di Massimo Nuovo. Iliano Di Lorenzo, presidente Pro Loco Castel Saraceno. Maria Massino, presidente ANS. Rispetto alla
devo fare e sulla quale ho riflettuto tanto in questi ultimi giorni. Finché ci sarà ancora bisogno di eventi del genere per rendere noto a tutti quella che è un'ovvietà, il ruolo che hanno donne e uomini nel volontariato, vuol dire che c'è ancora tantissimo da lavorare. Le donne, diceva giustamente Rosa, portano tanto, portano se stesse nel mondo del volontariato, al pari degli uomini. Il fatto di dover sottolineare continuamente questo aspetto ci pone già in una posizione retrocessa rispetto a questo. Io credo realmente che il cambiamento debba iniziare da noi nel riconoscere quelle che sono le tante competenze, come si diceva prima giustamente, che noi portiamo in tutto quello che facciamo. Quando a questo tavolo siedono tante donne con tante responsabilità che hanno assunto in voce del loro fare volontariato. Nessuno di noi sapeva cosa fosse una scila, nessuno di noi si era mai occupato di ordine pubblico piuttosto che di organizzazione di eventi. Questo significa che ci poniamo nella posizione di imparare continuamente, quindi portando sì le nostre competenze, però continuando a studiare per quello che a tratti poi diventa non più un'azione di volontariato, ma diventa un impegno costante ed impegnativo nel vero senso del termine. Quindi la riflessione è un po' questa e vi lascio per concedere poi a tutti di poter esprimere il proprio pensiero. Cominciamo anche noi stessi a riprenderci quello che ci spetta. Non possiamo attendere dagli altri un riconoscimento se non siamo noi le prime a riconoscere il grande lavoro, e questo vale per tutti, vale per le donne e vale per gli uomini, a riconoscere quello che è il nostro valore e quello che è il fondamentale contributo che soprattutto in realtà piccole come le nostre è di fondamentale importanza. Una proloco, un'associazione ha un ruolo fondamentale, tant'è che oggi, dicevo prima con qualcuno, in un paese molto vivace, perché Paterna è realmente un paese molto molto vivace a livello associativo, si sono addirittura oggi sommati più eventi. Questo è indice di una volontà di darsi all'altro che è davvero invidiabile, sul quale dovremmo riflettere da uomini e da donne. Grazie a tutti. Saluto a tutti. L'assessore Stefano mi ha suggerito poco fa una battuta che viene spontanea: beato fra le donne. Io mi sento beato fra le donne, ma non nel senso della qualità delle persone che mi sono a fianco oggi, questo pomeriggio, in questo appuntamento. Beato fra le donne perché qui abbiamo organizzato questo incontro come Unione Nazionale delle Promotori d'Italia, che è un appuntamento fisso da diversi anni, in cui abbiamo voluto sempre portare l'esperienza delle donne presidenti, dirigenti di Promotori. Quest'anno abbiamo voluto allargare il nostro discorso con le donne nel volontariato, facendo tesoro anche delle esperienze di donne impegnate quotidianamente attraverso in altri ambiti di volontariato. Per cui diciamo che ti ringrazio e saluto le donne che auguri nella Giornata Internazionale delle Donne. Innanzitutto al Presidente, grazie Filippo, Presidente della Provincia di Paterna, che ci ospita. Grazie e saluto anche la Sindaca, che se ci raggiunge la saluteremo personalmente. Poi grazie e saluto la consigliera, la sua fortunata che è andata via, come anche porteremo altre esperienze di dirigenti, presidenti di Provincia, Luciano Lorenzo, Presidente della Provincia di Casagino, e Maria Antonietta Lupo, Presidente della Provincia di Massimo Lupo. Però abbiamo qui anche la presenza di autorevoli esponenti, come dicevo, di altre associazioni. Abbiamo la Presidente dell'AVIS di sezione di Paterna, Maria Masino,
abbiamo, ascolteremo l'esperienza di Annalisa Mascovelle dell'AISM con cui l'UPLI ha un protocollo di intesa a livello nazionale che stiamo portando anche qui in regione, che sicuramente darà frutti. Poi abbiamo l'esperienza della portavoce del forum del terzo settore, che raccoglie un po' tutte le associazioni, quindi ha una posizione, diciamo, particolare di responsabilità. Abbiamo Simona Bonito, la consigliera in parità effettiva della provincia di Potenza, che porterà il suo contributo dal punto di vista dell'equità, della parità, come dice, tra uomini e donne. E abbiamo infine la nostra assessora alle infrastrutture di Nasile, che porterà il contributo dal punto di vista, diciamo, istituzionale. Ringrazio e saluto ovviamente chi sta moderando in fondo a Mariello e chi ci sta deliziando dal punto di vista musicale. Quindi sono, dicevo, ho voluto personalmente ringraziare l'uno perché è fondamentale, perché lo scopo di questi degli incontri che noi come UPLI promuoviamo in questa occasione è proprio quello di ascoltare le voci di chi opera, non parlare direttamente, ascoltare la voce, la loro esperienza, perché le donne, diciamo, hanno un atteggiamento particolare verso le iniziative di volontariato, hanno una sensibilità particolare che le pone, diciamo, in una modalità più fruttuosa dal punto di vista dei risultati per quello che riguarda l'impegno delle varie associazioni. Quindi ci abbiamo tenuto a sentire dalla loro voce le loro esperienze quotidiane, come affrontano giornalmente il loro impegno nel volontariato. Ma questo a che scopo? Non solo di ascoltare, è di fare tesoro di questa esperienza, di rivalutarle per quello che effettivamente sono, cioè la loro preziosità nell'ambito sociale e culturale, e ovviamente anche di ispirarsi al loro impegno per portare il nostro contributo ulteriore, come i presenti o chi ci ascolterà, in queste associazioni. Perché il volontariato, come ben sapete, a partire dalla prologo, è una spina dorsale, inutile negarlo, la spina dorsale dell'Italia. Prendiamo questa consapevolezza. Ci sono tanti campi in cui lo Stato, non per mancanza di volontà, ma proprio per strutturazione del loro organismo, non può arrivare. E qui suppliscono le associazioni. Saluto anche, do il benvenuto al consigliere nazionale UPLI Basilicata Fernando De Marco, sono Riccardo. Scusate Riccardo. Ciao. E quindi questa è l'importanza di questo incontro. Ascoltare le loro voci, apprezzarne il loro contenuto, il loro impegno e, per quanto è possibile, trarre ispirazione per l'impegno di tutti noi, sia donne che uomini, nel campo del volontariato. Io mi fermo qui per non togliere ulteriore tempo. Ringrazio di nuovo tutti voi presenti, ringrazio chi ha collaborato con noi in questa organizzazione, ma soprattutto ringrazio tutte le donne qui presenti e sono sicuro che saranno relazioni, spunti notevoli di cui faremo adesso tutti quanti, soprattutto noi maschi. Grazie. Grazie a tutti. Passare la parola alla nostra fantastica Elli, perché prima ci ha iniziato con un pezzo della parola di quello che le donne non dicono e adesso è pronta per cantare un pezzo del nostro compianto Pino Mango. Prego Elli. Mm-hmm.
tornerà giù per la collina. Ancora non equilibrata la situazione nel mondo del
lavoro, che è una questione davvero a dir poco scandalosa, che in un paese evoluto, in una nazione, in una comunità europea, non è solo un tema italiano, quello è l'essenza. Ancora ci siano tutte queste difficoltà per le donne a diventare mamme, è una cosa diciamo che dovrebbe avere una priorità. Nel mondo del volontariato la situazione della donna invece è già rispettata, è già riconosciuta, è già messa in primo piano. E lo vediamo già da questo tavolo, dove ci siamo via e sta via, che siamo forse fuori posto, ma abbiamo tutte delle persone, delle donne, che con le loro responsabilità nel terzo settore, nelle istituzioni, ci onorano del loro contributo e della loro consapevolezza, della loro competenza e della loro professionalità. Quindi l'augurio è davvero che si continui su questa strada e magari si prenda esempio da quello che è il ruolo della donna nel prologo, da quello che è il ruolo della donna nel terzo settore, da quello che è già il ruolo della donna nelle istituzioni. Quindi buona festa delle donne a tutte voi, grazie per essere intervenuti a questo evento, grazie a Lupi Basilicata per proporre e riproporre sempre con maggiore attenzione e vediamo di portarci a casa un po' di riflessioni che ci possono essere utili poi a 360 gradi. Grazie. Buonasera, sono Maria Antonietta Lupo e sono la presidente della Proloco di Marsico, Proloco Marsico 93. E così come mi è capitato di dire altre volte, la nostra Proloco è quasi una Proloco al femminile. La maggior parte dei ragazzi, dei soci della Proloco sono ragazze, giovani ragazze. Anche lo stesso direttivo è formato da donne, l'unico maschio, l'unico uomo, il vicepresidente. Però ci sta bene così, anzi lui dice che è il nostro factotum, abbiamo bisogno di lui per quanto riguarda le scie di cui parlava prima Marielle, di tutte le cose operative che bisogna fare. Ma facendo riferimento pure alle nostre, a Marsica e alle tante associazioni che ci sono nel mio paese, la maggior parte dei volontari è donna. Si dedicano al volontariato con lo stesso impegno sia in parrocchia che nelle varie associazioni o organizzazioni e mettono lo stesso impegno, lo stesso entusiasmo in tutte le cose che si riesce a fare. Certo, far parte del volontariato, far volontariato non è cosa semplice, perché bisogna mettere a disposizione il proprio tempo libero, togliendolo alle proprie famiglie, ai propri parenti, tant'è che i miei figli, questo accade specialmente in estate, perché da noi la maggior parte degli eventi si svolge in estate, quindi noi dobbiamo, organizzare le vacanze e quant'altro in relazione ai vari eventi che si vanno ad organizzare. In cambio non si ha nulla di materiale, nessuna ricompensa materiale in cambio, però la soddisfazione di vedere i vari progetti portati a termine, i vari eventi che si fanno, la partecipazione dei nostri amici, dei compaesani, è una grandissima ricompensa che va al di là di tutte le ricompense materiali che si possono avere. E la Proloco, le donne della Proloco sono quel quid in più che fa sì che i nostri paesi continuino ad essere comunità, a collaborare e avere condivisione e a stare ancora insieme tra noi. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per questo invito, appunto in una giornata dedicata alle donne, in cui è giusto festeggiare la donna, ma è anche giusto fare delle riflessioni, insomma.
quindi proprio perché per portarci, diciamo, a casa dei reali cambiamenti ognuno nel nostro piccolo. Sono appunto la presidente della Provogo di Castel Saraceno, la prima donna eletta presidente della mia Provogo dopo 16 anni dalla Costituzione. E posso affermare che quindi dopo l'euforia iniziale non è stato facile affermare e gestire questo ruolo, poiché inutile dirlo, anche se ci facciamo paradini diciamo della parità di genere, io stessa ho dovuto faticare, quindi faticare nel mio piccolo per cercare di eliminare la minaccia di diseguaglianza attraverso due azioni molto semplici: la verità e il riscatto. Questi obiettivi che in Basilicata, ma maggiormente diciamo nel sud Italia, rappresentano ancora delle autentiche sfide. La verità appunto attraverso il lavoro che viene svolto nel quotidiano, ogni giorno, quindi il ruolo della donna nel sottile filo che unisce tutte le aree della nostra vita, quindi impegni familiari, lavoro, gestione degli affetti, è il riscatto, dimostrare che non vi è alcuna differenza tra uomo e donna in un ruolo importante fatto di responsabilità, gestione, scuola, ci riferisco a quello del ruolo del presidente, non è la vera sfida, è proprio quella, diciamo, di voler dimostrare questo riscatto. Nel mio direttivo, a differenza del direttivo della presidente di affianco, sono l'unica donna, quindi ci sono state anche delle donne nel direttivo, ma appunto ho apprezzato la protezione che gli uomini del direttivo hanno avuto nei miei confronti, quasi un cordone, diciamo, protettivo che alcuni consiglieri hanno adottato, ma ho dovuto faticare anch'io, diciamo, per far capire che non avevo bisogno di questa loro protezione, una cosa molto carina, però proprio per sfatare e quindi per riportare diciamo il discorso che era importante che loro stessi non mettessero, diciamo, il ruolo della donna e del ruolo della donna presidente con un motivo di diseguaglianza. Ovviamente la diseguaglianza di genere e il riscatto delle donne sono temi di grande importanza, di rilevanza ovviamente mondiale, nonostante gli sforzi che vengono compiuti, le donne e le ragazze continuano comunque a subire disparità di diritti, di accesso alle risorse economiche. Queste disuguaglianze ovviamente si manifestano in stereotipi di genere e purtroppo anche di violenza. Ovviamente non a caso le disuguaglianze di genere sono individuate anche tra le priorità del PNRR, quindi questo perché vengono riconosciute come dei problemi strutturali che rallentano lo sviluppo di un paese. Quindi attraverso l'equità salariale, iniziative per ridurre il divario tra uomini e donne, il monitoraggio e applicazione di politiche che promuovono la parità retributiva, l'accesso alle risorse economiche con anche programmi di microfinanza per sostenere l'imprenditorialità femminile, agevolazioni fiscali per le donne, quelli che avviano o vogliono avviare delle piccole imprese, la salute e il benessere, proprio perché per migliorare l'accesso alle cure mediche e la pianificazione familiare di una donna. Nel mondo del provoco le donne quindi svolgono un ruolo fondamentale nel volontariato attraverso la dedizione, la passione, lo spirito di iniziativa, il loro contributo all'associazione con parole come dialogo, famiglia, divertimento, crescita e passione mettono in luce una straordinaria ricchezza che appunto la partecipazione femminile apporta alle Provogo e quindi di conseguenza alle comunità. Il riscatto parte comunque da cose piccole,
l'esempio è la mia prologo e quella della cura appunto dei particolari, il tocco femminile, diciamo che quindi dove serve un tocco femminile, l'esempio di alcuni eventi, alcune socie della prologo si sono messe a disposizione, hanno messo a disposizione il loro estro creativo per realizzare, diciamo, in occasione degli eventi come la festa della montagna, delle lampade, diciamo con delle lampade o dei punti luce tematiche, penso a delle zucche che hanno abbellito gli stand, oppure in occasione di eventi quindi continui con un lavoro, diciamo, abbastanza faticoso, sempre alcune socie hanno fatto chi delle crostate, hanno proposto la merenda del socio, quindi ci mettiamo una pausa, e questa è una cosa, diciamo, che è del tutto un'attenzione, diciamo, femminile. Il contributo quindi delle donne è essenziale per le nostre comunità, e proprio grazie alla dedizione, quindi alla passione, all'entusiasmo e al loro senso di cura che ci fanno vivere bene, ci fanno quindi svolgere bene sia il lavoro che facciamo come volontariato e sia il paese che viviamo. Se da una parte appunto sono state avviate sicuramente una serie di normative che favoriscono la partecipazione alle donne a tutti i livelli, anche in termini retributivi rispetto agli uomini, serve ancora molto azione, soprattutto da parte nostra che facciamo parte appunto di organizzazioni del volontariato e quindi del terzo settore, per far sì che non ci sia solo un cambiamento di rotta alla nostra mentalità, ma un cambiamento di cultura e il nostro modello di pensiero. Concludo quindi dicendo che una visione collaborativa e non competitiva proposta dalle donne può portare sicuramente a un progresso sostenibile, umanamente equilibrato. Il riscatto delle donne non riguarda quindi solo i diritti, ma la costruzione di una società più giusta ed equilibrata. Chiudo con una frase, diciamo, che racchiude un po' il senso di questo mio intervento, e arriva il momento in cui, diciamo, devi decidere o sei la principessa che aspetta di essere salvata o sei la guerriera che si salva da sé. Io credo di aver già scelto, perché mi sono salvata da sola, questo invece era il mio modo, quindi è uno spunto. Grazie, buona giornata. Dell'AVIS comunale di Paterno, intitolata Erminio Fortunato, forse è una esperienza un po' stonata rispetto alle altre, perché io mi ritrovo come presidente unica donna nel direttivo. Il consiglio direttivo è composto da tutti maschi, il revisore dei conti è un maschio, il vicepresidente è un maschio, quindi sono l'unica presenza femminile. E proprio per l'AVIS c'è questa nota stonata, perché proprio tra i donatori c'è una differenza tra uomini e donne, e quindi per questo dico una nota stonata, anche se mi permette di sottolineare un principio a cui mi sono sempre attenuta. Io sono convinta che dobbiamo portare avanti il principio non dell'uguaglianza, ma delle pari opportunità, perché proprio tra donatrici e donatori le donatrici, le donne in età fertile ad esempio, non possono donare il sangue intero se non solo due volte all'anno, mentre gli uomini possono donare il sangue intero più volte all'anno con un intervallo di 3 mesi tra una donazione e l'altra. C'è solo un momento che è la cosiddetta plasmaferesi, che sarebbe la donazione del plasma, che rimette un po' in equilibrio i giochi e quindi dà la pari opportunità agli uomini donatori e alle donne donatrici, perché la plasmaferesi può essere effettuata dalle donne anche
anche una volta all'anno, quindi questa lista si dice un po' di equilibri. Proprio per la sede della nostra sede Avis, noi al 31 dicembre la sede Avis è costituita da 108 soci, di cui 14 soci non donatori e 94 soci donatori attivi. Di questi 94 soci, 60 sono maschi e 30 sono femmine. Quindi purtroppo il dato, per quanto riguarda la mia esperienza rispetto alla collega della presidente della Bologna del Comune di Massico Nuovo, è proprio il contrario. E questo è, si vede anche dagli ultimi dati ISTAT che sono stati pubblicati nel 2021, che nell'ambito del volontariato la presenza al vertice delle associazioni è per la maggior parte gestita da voli maschili, da maschi. C'è un trend soltanto femminile in positivo per quanto riguarda le giovani donne, mentre quando passiamo all'età intermedia, diciamo, il dato si equilibra tra maschi e femmine. E questo è un dato che l'ISTAT rapporta nelle associazioni facendo un parallelo proprio con la famiglia, perché il dato che è venuto fuori è che anche all'interno delle famiglie, se molto spesso sono più le figlie femmine in età giovane che sono più attive nel volontariato e nelle associazioni rispetto ai figli maschi, ma quando si passa al dato di coppia, le donne in coppia che hanno figli o anche le donne da sole con figli, il dato delle donne cade in maniera palese. Quindi l'auspicio per quanto mi riguarda è quello di vedere le donne sempre più presenti nei ruoli apicali delle nostre associazioni, del volontariato, soprattutto nei nostri piccoli centri. E lo dico soprattutto per le giovani ragazze che purtroppo oggi sono poche presenti in sala, e lo dico da mamma orgogliosa di due figlie femmine che però purtroppo oggi per motivi di studio ad esempio non sono presenti in questa sede. Grazie. Ringraziamo la Presidente Avis Sezione di Paterno, Mariella Masino, e darei adesso la parola alla consigliera Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Sezione Potenza, Annalisa Massico Pepe. Prego. Buonasera a tutti, volevo ringraziare per l'invito a Vito Sabe e Mariella Di Filippo per averci voluti. Io sono una volontaria AISM, che sarebbe Associazione Sclerosi Multipla. Sono nel mondo del volontariato da ben 8 anni e in associazione mi occupo di raccoltafondi, sportello, infopoint, un po' di tutto, diciamo, facciamo un po' i giorni. La mia personale missione è quella di trasmettere energia, ironia, comprensione e unione. Sarò molto breve perché se dovrei parlarvi di quello che noi facciamo in associazione non basterebbe un'ora o una giornata. E quindi vorrei soltanto dirvi che chi pensa al volontariato come a un semplice servizio a favore di chi è più sfortunato si sbaglia, perché è un dare ed avere. Grazie. Uguale a lei.
Alle donne maltrattate. E
Il dato che veniva pure prima evidenziato, che la maggior parte dei volontari sono donne, anche questo viene certificato da una ricerca che ha fatto l'Università Roma 3 insieme a Noi Più e al Forum del Terzo Settore. Questa indagine fatta campionaria su 52.000 intervistati ci dice che la maggior parte dei volontari sono donne, ma la cosa che ci dice anche è che le donne non hanno un ruolo apicale all'interno del volontariato. Allora, questo è un impegno che tutti quanti ci dobbiamo prendere. Non mi sta bene che il ruolo della donna nel volontariato venga relegato forse il termine brutto, però si è identificato con la Croce Rossina, con chi deve dare supporto, con chi deve dare aiuto. Noi siamo capaci di fare tutto, di gestire anche le scie, non c'è pericolo, anche perché oggi gestire un'organizzazione di volontariato dopo che è stato istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, vi assicuro che non è una cosa semplice. Ci sono tante norme da rispettare, bisogna studiare, bisogna essere preparati. Io penso che le donne hanno tutte le potenzialità e le capacità di farlo, con un qui di più, che è la capacità di entrare in empatia con chi ti è davanti. Quindi non è soltanto un caso da risolvere, ma una persona da accogliere, un'esigenza a cui dare risposta, è una capacità di in qualche modo farsi carico del problema per risolverlo. Per cui io l'augurio che vi faccio è che cerco di portare avanti sia come appunto volontaria di un'organizzazione, di un'associazione che si interessa di disabilità, sia ora come portavoce del forum, che il ruolo della donna nel volontariato sia sempre più un ruolo anche manageriale, perché dobbiamo sfatare anche questo mito che le donne volontarie sono quelle che per certi versi tirano la carretta, no? Però c'è qualcun altro che decide a alti livelli. Grazie. Forse mi sentite anche così, non c'è neanche bisogno del microfono. Intanto grazie per l'invito, per il rinnovato invito, perché e devo dire che è stata una scelta essere qui. Avevo anche un altro impegno e dall'altra parte ci sono altre persone che ho delegato per essere qui, perché credo che il tema di questo momento di informazione, di sensibilizzazione sia fondamentale. E lo è per diversi motivi. Io proverò a mettere ordine, io ho la cattiva abitudine di non preparare relazioni, perché molto spesso mi capita di intervenire alla fine, quindi ho la fortuna di poter mettere insieme quello che mi avete detto prima, quindi prendere degli appunti su quello che è stato detto prima. Però per partecipare a questa iniziativa mi era stato chiesto un titolo. Quindi io, più che immaginare una relazione, avevo immaginato delle parole chiave che potessero essere inserite in questo discorso. E una delle parole chiave che mi è venuta in mente pensando alle donne era talento. Molto spesso, e l'ho sentito anche dall'intervento di chi mi ha preceduto, si pensa che le donne possano fare determinate cose perché hanno il gusto, hanno il senso estetico. Alcune cose le fanno le donne perché ci mettono la grazia nel fare le cose, altre cose invece le fanno gli uomini perché sono bravi. E io sinceramente di questa differenza sarei anche un po' stanca, perché io preferirei non avere gusto, ma essere capace e quindi che mi venga riconosciuta la mia capacità nell'essere brava a fare un lavoro. Poi sono andata indietro nel tempo e mi sono ricordata che la parola talento in passato, molto in passato, aveva un significato completamente diverso rispetto a quello che noi abbiamo oggi. Il talento oggi è la capacità, una vocazione, qualcosa a cui uno o una si esprime meglio. In passato il talento era un'unità di misura, era del denaro. E mi sono ricordata che esisteva una parabola, quindi pensate un po'
a quanto tempo risale questa cosa, dove Gesù consegnava ai servi, ve la faccio breve ma perché mi ricollego a quello che stiamo dicendo, consegna diverse quantità di talenti a tre servi diversi, a uno ne consegna cinque, a uno ne consegna due, a uno ne consegna uno solo. I primi due cercano in qualche modo di moltiplicare i talenti che gli sono stati affidati, mentre l'ultimo con un solo talento lo sotterra e lo conserva. Quando viene richiesto a questi servi di riportare i talenti che gli erano stati affidati, i primi due naturalmente raddoppiano i talenti che gli sono stati consegnati, mentre l'ultimo riporta un solo talento. Ho pensato a questa parabola, ho provato a smontarla e a ripensarla nella logica del volontariato, e ho pensato proprio che è vero che, come Gesù, anche noi dovremmo arrabbiarci se non siamo capaci di replicare i talenti che abbiamo. Dobbiamo essere in grado di portarci dentro quei 5 denari affinché quei 5 possano diventare 10, 15, 20, e il volontariato è esattamente quello. Provare a tirare dentro una comunità, e questa era la seconda parola che c'era all'interno del mio intervento, una comunità che abbracci, e ritorna il concetto attuale della parola talento, i talenti di tutti. Ma c'è ancora molto da fare, e se pensiamo ai talenti, i talenti delle donne oggi non sono così riconosciuti, perché come diceva Carmela che mi ha preceduto, viene riconosciuto alle donne la capacità di essere brave a fare delle cose, ma gli viene riconosciuto un ruolo non apicale per quella stessa bravura. E poi nella società diventa ancora più complicato, perché quella stessa bravura, quella stessa competenza che è frutto di studio identico a quello degli uomini, che è frutto di impegno e di sacrificio, perché conciliare la vita lavorativa con la vita della famiglia per le donne è sicuramente più difficile, l'Italia è uno dei paesi dove la disparità retributiva è ancora una percentuale che non voglio replicare. Siamo uno degli ultimi paesi dove, a parità di condizioni, di competenze professionali e di esperienza, al netto di alcuni contesti dove per fortuna esistono i contratti che ci consentono di blindare questo, nel privato, soprattutto in alcuni contesti, la differenza retributiva è talmente evidente che molte donne cosa fanno? Rinunciano a lavorare. Ed è per questa ragione che la percentuale delle donne impegnate nel volontariato è più ampia, perché rinunciando preferiscono fanno una scelta, che è quella di rimanere a fare qualcosa che a loro piace, qualcosa per la quale si sentono predisposte, piuttosto senza una retribuzione, che dover rinunciare appunto al lavoro. E quindi anche su questo c'è moltissimo da fare. Però, e mi sento anche di dire una cosa, non è solo una questione di disparità retributiva, è una disparità anche di occasioni. Le occasioni che vengono fornite alle donne sono inferiori rispetto a quelle degli uomini, e questo non è solo ed esclusivamente colpa degli uomini, è anche colpa delle donne che purtroppo, nella maggior parte dei casi, scelgono di fare un passo indietro. Allora arrivo a questo, guarda Carmela, era l'altro appunto. La parola cambiamento culturale legato alle condizioni delle parità di genere mi sta iniziando a stare stretta, esattamente come mi sta stretta la parola resilienza. Mi stanno antipatiche tutte e due, vi spiego perché. Perché non è una questione che occorre un cambiamento culturale. La questione reale è che dobbiamo accettare che questo cambiamento culturale è in corso. Il cambiamento culturale esiste già. Siamo già in corso, e prenderei spunto, prima scherzavo con l'assessora Asileo, siamo su un treno. Adesso stabiliamo noi a che velocità andare e stabiliamo noi se su quel treno ci vogliamo rimanere o se vogliamo scendere.
E se decidiamo di rimanere su quel treno, dobbiamo essere anche capaci di dimostrare che qualcosa sta cambiando. Perché è vero che c'è ancora tantissimo da fare, e se esistono figure come le mie e come tante altre figure che si devono occupare della garanzia delle discriminazioni, soprattutto sui luoghi di lavoro, e per inciso vi dico che il mio incarico istituzionale è a titolo gratuito, è necessario però fare qualcosa, ma rispetto al passato tanto è stato fatto. Io stamattina sono stata in una scuola, lo raccontavo prima, mi sono molto divertita. Sono stata a scuola perché ho raccontato a bambini che hanno dai 9 ai 10 anni che quelle, le più grandi donne che si sono distinte nella storia hanno ricoperto dei ruoli in alcuni settori dove ancora oggi le donne non stanno così comode, che sono le materie scientifiche. Perché ancora i libri di scuola ci dicono che il papà è ingegnere e la mamma fa la casalinga. E quindi stiamo continuando a pensare che debba essere così. Stamattina, con grande stupore, ma anche con grande gioia, per questo per me oggi è un 8 marzo particolare, confrontandomi con questi piccolissimi bambini, soprattutto maschi, e questo dipende dai genitori, alle domande più semplici che io ho posto loro, e cioè: chi cucina in casa? Papà. È la prima domanda. Oppure: sapete che cos'è un capofamiglia? Sì, lo sappiamo. Esistono ancora capofamiglia? Io mi aspettavo no. Sì, esistono i capofamiglia e sono le nostre mamme. Questo ci fa capire che qualcosa nella loro mente è cambiata. Quindi quel processo culturale di cui tanto parliamo è già in corso. Siamo noi di altre generazioni che dobbiamo accompagnare loro, che sono il futuro, in questo cambiamento culturale. E allora sì che quella disparità di genere, che immaginate che raggiungeremo tra 132 anni, noi non le vedremo, non ci saranno le consigliere di parità, non ci saranno gli assessorati, forse a qualcosa arriveremo, ma l'abbiamo fatto pensando che un piccolo pezzetto l'abbiamo fatto anche noi. Concludo con due cose. Carmela diceva non è una festa, in effetti è da stamattina che stiamo ricevendo auguri, alcune sono felici di ricevere auguri, altre un po' meno perché non la considerano una festa. Io mi trovo a metà, esattamente come la convinzione che ho che il linguaggio di genere non può essere imposto come cambiamento culturale. A tutti questi cambiamenti culturali ci dobbiamo arrivare con calma. Quindi se qualcuno si sente felice di poter ricevere dei fiori e dei cioccolatini, lo facciamo. Ma a quelle persone dobbiamo dire che, e questo è un post bellissimo che ho visto questa mattina, ve lo devo per forza leggere, è una scheda, sono delle schede, campagna di comunicazione, per celebrarti oggi approfitta del 2 più 1, oppure oltre il 40% di sconto sui prodotti beauty per tutte le età. Queste sono tutte le pubblicità di oggi. Emoziona la tua donna, gioielli al 30%. Prenota un tavolo per due, l'aperitivo di benvenuto te lo offriamo noi. Ma siamo sicure che a noi interessano tutte queste cose? Siamo sicure che il 30% di sconto oggi sui profumi è quello che vogliamo? Io preferisco avere meno sconto, ma potermi sedere, soprattutto in alcuni contesti, che sono quelli delle istituzioni, della politica, dove le donne ancora oggi fanno fatica non ad entrare perché abbiamo le quote, oggi qui a tavola abbiamo le quote di genere al contrario, però siamo ancora, nel terzo settore spesso è così, siamo ancora definiti come quote. Allora voglio poter pensare che l'anno prossimo parleremo dei cambiamenti, che ci saremo anche l'anno prossimo, di questi cambiamenti che ci sono stati, e lo faremo pensando che un passaggio in più è stato fatto, perché solo con il cambiamento culturale di tutti, non solo delle donne, perché se continuiamo a parlare solo tra donne saremo sempre qui a parlare tra donne,
se lo facciamo anche con gli uomini e lo facciamo anche con i giovani, qualcosa può cambiare. Concludo con una cosa, le donne sono curiose, è vero? Allora, io ho ascoltato e mi complimento con la voce che ci sta accompagnando in questo percorso. Siamo curiosi di sapere se è maschio o femmina. È maschio. E sono anche quasi felice che sia maschio per una cosa, perché molto spesso si dice che la responsabilità che hanno le madri nell'educare i figli maschi è doppia rispetto a quella che hanno le madri nell'educare le figlie femmine. Allora, a questi figli maschi dobbiamo insegnare che tutto si può fare e che solo così avremo una società non solo più equa, ma anche una società dove si vive con molta più gentilezza. E vi ringrazio. Allora, ringrazio Simona Bonino, consigliera di parità effettiva della provincia di Potenza, per il suo intervento. E vi chiedevo da subito di poter intervenire. Sì, se posso, vi rubo un minuto. Intanto ringrazio la Prologo perché ha fatto questa iniziativa ed è una cosa importante secondo me. Sono d'accordo con metà del titolo del manifesto quando dice il ruolo delle donne nel mondo, mi fermerei qui, non andremo in volontariato perché sennò criticiamo un'altra volta le donne, fermiamo nel mondo. Si diceva prima e sono d'accordo, questa non è una festa, guai a pensare. Quando io ero fidanzato, sono sposato, c'era mia moglie che se gli portavo una mimosa mi correva in casa e mi dava quella scopa. Perché diceva, questa non è una festa, questo è un giorno di lotta praticamente. E questo l'8 marzo viene fuori dall'incendio di una fabbrica a New York, dove però gli accessi alla fabbrica erano chiusi. E questa cosa non è cambiata. Oggi viviamo ancora in questa, non in questa situazione, nel senso che gli accessi non sempre sono aperti, però sono aperti, ma ci stanno ancora molti sul lavoro, per cui non è cambiato molto. L'altra cosa che invece volevo dire, vado velocemente proprio, l'altra cosa, parliamo di donne e salario. Le donne fanno lo stesso lavoro, beh, due salari diversi, mi sembrano normali. Prima e seconda guerra mondiale, perché sennò si dice sempre che le donne non sono capaci di fare niente, no? Prima e seconda guerra mondiale, gli uomini sono a fronte, le donne fanno tutti i lavori nelle fabbriche, dappertutto praticamente, finisce la guerra e in quel momento sono le salvatrici, sono quelle che sono capaci di fare cose. Finiscono le due guerre e le donne ritornano un'altra volta a non essere donne, ma essere oggetti praticamente, nel senso che vabbè, ma voi non siete capaci. Allora dobbiamo capirci un attimo, siamo capaci oppure no? Cioè, se lo siamo in guerra, quando serviamo, quando le donne servono, probabilmente lo sono pure dopo. Io credo che una cosa che dovremmo fare, però questo mi rivolgo agli uomini, perché noi siamo... Poi in tutta questa storia siamo tremendi, secondo me. Noi uomini, avevo delle amiche mie, no? Che mi dicevano io non riesco a sposarmi perché sono una persona intelligente, donna, intelligente, e ho difficoltà perché gli uomini hanno paura, tra virgolette, perché hanno paura del confronto. Io dico una cosa, io mi sono sposato, mi è andata male, mi sono sposato da una intelligente, mi è andata male, perché ogni volta che io dico una cosa lei mi dice il contrario. C'è una piccola cosa, che io ho preso, perché in quel momento se crea un confronto e cresco io come uomo e cresce lei come donna, cresce la famiglia. Invece la donna che non è intelligente sta bene perché poi fa cucina, fa quelle cose là. Premetto, io non cucino e un'altra cosa che non so fare, non so fare la spesa. Perché andavo a fare la spesa io e le mie figlie, compravamo cioccolato e caramelle. O mi portavo la lista in cui mia moglie mi scriveva quello che dovevo fare, o
pure era un disastro. L'altra cosa, finisco ma veramente per cose velocissime, l'altra cosa che facevo a casa, ho fatto a casa mia, ormai le mie, ho due figlie femmine, quando dicevo, lavoravo in ospedale, quando dicevo ma che chi sono le tue figlie? No, dico, sono due donne. E dicevano, io sono contento, sta benissimo la cosa. E io con le mie figlie, dall'età di 5 anni, figlie, veramente c'è una cosa, a casa mia ero, perché avevo pure il cane e il gatto femmine, praticamente di minoranza totale, noi facevamo dall'età di 5 anni con le mie figlie, le riunioni famiglie, cioè dovevamo fare una cosa. E insieme, ovviamente a quell'età, per le cose che loro potevano fare, insieme cercavamo di decidere le cose da fare. Non ci venivano sempre bene, ma sicuramente era frutto di una discussione, di un confronto. Quindi le donne le vedo non come, no, non dovrebbe nemmeno esserci, mi ricordo lei, il discorso di differenza, parità, no, no. Dove siamo? È normalissimo. E invece, ancora oggi, e forse chissà quando, stabiliremo che le donne e gli uomini sono la stessa cosa. Veramente, stiamo perdendo. L'altra cosa che dicevate voi prima, mi piaceva fino a un certo punto, quando si diceva, sì, ma noi del volontariato siamo, di più siamo nei posti, però ci abbiamo messo il tempo. No, non per voi donne, come noi, perché poi bisogna confrontarsi ovviamente per andare avanti chi è, no? Con gli stessi presupposti, perché sennò è ovvio che se io vado a scuola, quello non ci va, è ovvio che io sono in vantaggio, esiste proprio. Beh, dovremmo stabilire che è normale che ci sono più donne, è normale che il presidente della Proloco sia donna o sia uomo, ma non perché c'è una, come si chiama? Una quota, no, è perché così deve essere. Ho finito con l'ultima cosa che secondo me non ho sentito qui ed è una cosa che a me fa rabbrividire, ma che dovrebbe farci rabbrividire tutti, la violenza sulla donna, perché poi la cosa micidiale è che non solo noi trattiamo, noi maschietti, ma non solo, quella società tratta le donne male. Alla fine ci sta la violenza sulle donne, in quel momento stabiliamo un'altra volta che la colpa non è degli uomini, no, 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 è delle donne. E là, una cosa che brutta ma che mi è piaciuta è stata quando è morta, quando hanno ammazzato l'ultima ragazza, quella dell'università, che le donne hanno detto una cosa, basta. Facciamo uno. La ringraziamo per il suo intervento, dopo chiederemo anche a qualcun altro se voglia intervenire. Adesso vorrei la parola all'assessore alle infrastrutture e alla mobilità della regione Basilicata, Dina Sileo. Grazie. Prego. Grazie per l'invito, avvito. Saluto tutte le amiche che sono a questo tavolo e saluto soprattutto questa comunità così paziente. Io dedicherei intanto un applauso a questa sedia vuota, perché questa sedia vuota significa il coraggio di essere donna, di essere mamma e di essere sindaco. E la vita. Poi che cosa dire? Oltre che rappresentante istituzionale, io anche l'anno scorso ho avuto il piacere a Triligno di trascorrere un pomeriggio insieme a Lumpli. Perché? Perché la mia esperienza nasce nel mondo del volontariato, cioè dalla vita civile prima di approdare alla vita istituzionale. Ed è un'esperienza che ti riempie a 360 gradi. Perché? Perché per intanto ti insegna il principio della possibilità, cioè di stare accanto all'altro, ti insegna la capacità di ascolto
dell'altro e soprattutto la capacità di problem solving, cioè di essere immediatamente pronti alla risposta della persona che ti ha accanto. La stessa cosa che avviene naturalmente nel prologo sui territori, perché giustamente quando diceva Vito, le prologo spesso e volentieri, ma anche gli enti del terzo settore in generale, penso ai volontari della protezione civile, piuttosto che altre formule proprio di ogni tipo di volontariato, hanno spesso e volentieri sono sussidiari rispetto alla capacità di intervenire delle istituzioni. Ci intervengono sempre un attimo prima, per fortuna, e per questo vi ringrazio. Quindi dalla mia esperienza di prossimità all'interno del mondo del volontariato, vicino agli ammalati del treno bianco di Lourdes, per fare la sintesi, 30 anni di quell'esperienza ho fatto l'esperienza del terremoto dell'Abruzzo con la protezione civile, insomma ci siamo sporcati le scarpe, e non perché fossimo uomini o donne, ma perché siamo dotati di sensibilità degli individui. Per quanto riguarda la giornata di oggi, non sono le donne che si devono autocelebrare e stare a sottolineare il tema delle donne. Io l'anno prossimo, Tito, voglio un tavolo di uomini che parlano della bellezza delle donne, altrimenti io parlo di me stessa ed è ridondante che io donna debba dire ad un uomo tu mi devi rispettare. È un atteggiamento provocatorio il mio, però mi viene anche fuori dalla difficoltà di dire ma come io donna devo dire non fate la violenza sulle donne, ma facciamo un tavolo i maschietti in cui invitano la donna e celebrano la gentilezza, celebrano la bellezza, celebrano la capacità della donna di fare sintesi, perché dalla storia la donna era la regina del focolare, ma non perché fosse una casalinga, perché faceva quadrare i conti. E quindi nel mondo delle istituzioni la donna è quella che ha la capacità di fare sintesi nelle riunioni, di non parlare ore e ore e ore e ore, perché magari stando nelle istituzioni deve fare sintesi, perché poi deve ottemperare anche alla sua vita privata. Quindi in questo sì c'è la difficoltà, non bisogna richiamare nelle istituzioni le quote, nessuno è una quota, la quota è il quoziente intellettivo dell'individuo. E allora io sfido chiunque a fine di una legislatura come quella che io sto portando a termine di tirare le somme sulle quote, cioè invece della quota rosa sul quoziente di lavoro, di operatività che siamo riusciti a portare a casa. Io sfido chiunque, magari ci vediamo in un'altra occasione e porto l'elenco delle cose che sono state fatte e di tante altre che si sarebbe potuto fare se vi fosse stata una maggiore capacità di sintesi. Questa è la cosa fondamentale, per cui io che cosa posso aggiungere? Io sono felice di essere donna, nel senso che io non sono alla ricerca della competizione con una persona che naturalmente mi è diversa, ma perché la bellezza della donna è sintetizzata anche nella nostra cantante, è la bellezza di chi porta in sé la vita, con il contributo ovviamente dell'altra parte dell'universo che è l'uomo. Per cui noi raggiungeremo davvero una società civile pronta al rispetto prima della donna, ma soprattutto dell'individuo, quando ciascuno nel proprio universo femminile, maschile o altro possa sentire di poter contribuire nel mondo con la propria personalità, col proprio senso del dovere, col proprio sentire e con la propria empatia. Ovviamente tutte le donne che si spendono nella vita civile, quindi le presidenti delle Proloco, Simona, ma anche io stessa, io vi garantisco che è un sacrificio immane, davvero un sacrificio immane in termini di sacrificio alla propria quotidianità. Per una donna è fondamentale, a volte ci si chiede di avere un momento per raccogliersi, ma non ce lo so,
davvero difficile concedersi. Io sono onorata di aver rappresentato, diciamo, la quota in questo caso, perché sono l'unica donna in giunta e prima in consiglio ci siamo scambiate, dove eravamo, chi entra, chi esce, ma sempre due siamo, una e una. E in realtà è un grande onore essere nelle istituzioni, ma vi garantisco che è un grandissimo sacrificio, perché a volte i tempi della politica non vanno di pari passo con i tempi delle persone. E a volte anche fare la semplice spesa settimanale per poter mangiare durante la settimana con i tempi della politica o dell'impegno sociale, l'impegno civico è davvero complicato. Quindi che cosa aggiungere? Il recupero del linguaggio di genere certamente, ma al linguaggio di genere va accompagnato il linguaggio della gentilezza, del sorriso, del sentirsi femminili, nel sentirsi di accogliere, come la nostra cantante, accogliere la vita, la prossimità, di dare se stessi per chiunque è vicino a noi e soprattutto di avere il coraggio, per le donne a volte, di scegliere fra stare nel campo dell'impegno piuttosto che nel dedicarsi a se stessi intendo nella propria interiorità. Se si riesce a fare sintesi di portare dal mondo della prossimità e quindi del terzo settore alle istituzioni per restituire alla comunità la bellezza di un'esperienza a 360 gradi, magari celebrata dal nuovo 8 marzo dell'anno prossimo, avremo raggiunto veramente la società civile più bella dell'universo. Grazie. Buonasera, allora, io sono felicissimo per questa serata e per aver avuto degli interventi molto interessanti. Io volevo partire con un intervento sui generis, nel senso identificativo della donna. Io porto sempre come esempio mia nonna che ha vissuto fino ai 92 anni, e sono una donna molto pragmatica, molto pratica. E ci faceva alzare d'estate di mattino alle 6, ci portava in campagna con mio fratello e ci portava a fare dei lavoretti per farci capire quello che era il sacrificio che loro facevano, che dovevamo imparare a fare anche noi, andavamo a raccogliere le piante, andavamo insomma da una mano in campagna. Mia nonna, ripeto, era una donna molto pragmatica. C'è stato un momento in cui ha esternato questo pragmatismo e che mi ha fatto divertire, perché era una donna anziana, ha vissuto dei momenti particolari, ha vissuto il dopoguerra, ha vissuto il sacrificio, per cui paragonandola, diciamo, alle donne di oggi, magari avrà vissuto qualche sacrificio in più. Però ci fu un giorno in cui mio fratello invitò una sua collega a casa a pranzo. Allora mia madre gli mise davanti giustamente dei piatti. Vi fu un primo diniego, disse: ma io questo non lo mangio, disse questa ragazza. E mia nonna, che aveva girato tutta la mattina, ci rimase un po' male, sapete un po' come sono le nonne, no? Disse: vabbè, passiamo al secondo. Arrivò questa portata di carne e questa disse: no, guarda, non la mangio, veramente ho dimenticato di dire che io sono vegana. Allora arrivò mia nonna e disse: vabbè, disse a mia madre, allora dategli il pollo, cioè il pollo, dategli il pollo, per dire com'era pragmatica. Allora loro non si formalizzavano su determinati aspetti, loro comunque avevano un obiettivo, che era quello di andare avanti. Donna è organizzazione, donna è empatia, donna è resilienza. Mi dispiace, però io non ce l'ho con la parola resilienza, anzi, secondo me è una parola molto bella. Anche perché è una parola che abbiamo scoperto da poco, nasce tecnicamente a livello ingegneristico, però poi è stata, diciamo, adottata nel contesto, diciamo, verbale quotidiano. Però resilienza è una bellissima parola, perché chi è più resiliente di una donna? Una donna ha mille battaglie quotidiane da combattere, combatte con i mariti, e mia moglie non so come fa con me, combatte con i figli, combatte con l'ambiente scolastico, si confronta su mille cose, combatte sul lavoro. Allora ecco che è importante questa parola, resilienza, ed è anche empatica. Io imparo molto, molto, almeno a livello familiare, anche da mia moglie. Mia moglie fa l'infermiera e spesso è stata chiamata in urgenza a fare
diciamo, delle medicazioni a casa delle persone. Io capitavo delle sere anche alle 10, alle 11 di sera, ma può venire, può venire. Non ha mai detto nulla. Allora mio figlio quella sera ha detto, mamma, ma piove, dobbiamo stare a casa, poi vengo domani. E lei ha detto, no, io vado. Ha fatto capire che va perché vuol dare l'esempio, l'esempio di empatia verso gli altri. Allora ecco che le donne sono d'esempio verso tutti, soprattutto verso i maschi. Allora bisogna capire soprattutto una cosa, il rispetto verso le donne non si dà perché si deve dare, non deve essere una cosa forzata. Deve essere, i bambini devono essere educati, i figli, i bambini, nel rispetto delle donne. Perché le donne fondamentalmente, ripeto, rappresentano il pilastro di questa società. Solo questo. Grazie. Una voglio riportare un'esperienza però, una vicenda al contrario, perché Mimmo ha parlato di scuola. Forse siamo nel tema, perché ci sono dei ruoli che sono talmente al maschile e non va bene, ma ci sono dei ruoli al contrario, che forse veramente ci dobbiamo chiedere quando è che diventa una cosa normale anche per il maschio essere in certi allievi. 3 anni fa mio figlio faceva la prima elementare, quindi new entry in questo istituto. Dopo le elezioni dei rappresentanti di classe, la rappresentante di istituto, che era una mia carissima amica, mi manda un messaggio in WhatsApp e mi dice: Pierfranco, gentilmente, mi dici chi è la femminile? Chi è la rappresentante di classe della primato per Valerio? Io gli rispondo, piacere. Lei non capiva, a un certo punto mi ha chiamato, Pierfranco, mica sei tu, però so io, ma perché è vietato essere per un maschio essere rappresentante di classe? Ed effettivamente, nel piccolo istituto di Maratea, dove ci sono, insomma, 10 classi, nelle scuole da 10-11 classi, eravamo solo 2 maschietti, adesso sono rimasto solo in 1 perché un altro ha finito il ciclo, il figlio, e quindi non mi è stato rieletto, e sono rimasto io unico rappresentante maschietto come rappresentante di classe. Cioè, questa è anche un'esperienza reale, cioè, la domanda è stata diretta a chi è la rappresentante di classe della prima. Quindi ci sono effettivamente delle cose ancora nella nostra cultura, dei ruoli nella nostra cultura, nel nostro sistema, che sono visti per genere. Evidentemente questo è un problema generale, non è insomma questione di maschi e femmine, forse sostanzialmente lo dicevo con l'assessore Silea nel suo intervento. Volevo solo riportare queste esperienze. Io, se posso, aggiungo una cosa, con un po' di sano campanilismo che ci sta bene. Io credo che l'esperienza di Paterno debba diventare la normalità. Io non la voglio presentare come un'esperienza straordinaria, avere un sindaco donna, un presidente proloco donna, un direttore amministrativo del nostro comune donna, quindi parliamo di 3 posizioni apicali per maniere diverse ovviamente, che la voglio far passare come qualcosa di straordinario. Vorrei che però cominciassero a passare come normalità. Ci può essere sindaco uomo e sindaco donna, non deve far notizia un sindaco donna, come non deve far notizia, riprendendo anche là l'esperienza, un presidente di proloco donna, così come un dirigente amministrativo donna, che si trova anche a questo tavolo. Passarla quindi come normalità, che è un po' quello che dicevo all'inizio, riprendiamoci anche quell'aspetto di normalità, è quello che ci deve caratterizzare, ma deve partire da noi. Ovviamente. E per lui era solo
lo lega un sasso stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare. Sono passati buoni buoni un paio d'anni e di stagioni, ho avuto un paio di avventure, niente di particolare, ma io uscivo a cercarti per le strade fra la gente, mi sembrava di montarmi all'improvviso e vederti nuovamente, e mi sembra di sentire ancora, sei bellissima, sei bellissima, accecato d'amore, mi stava a guardare, sei bellissima, sei bellissima, Per Franco si era dimenticato questa casa.